Ho controllato praticamente poco fa, il Bitcoin vale circa 22.000 dollari, cioè un Bitcoin 22.000 dollari. Se avete qualche Bitcoin scrivetemelo qui sotto nei commenti perché davvero vi stringo la mano, avete fatto l'affare del secolo. Stavo pensando tra me e me che video potevo fare qui sul canale in questo momento. Mi è venuto in mente perché non fare un video a questo punto, visto il mercato, visto il momento storico in cui ci troviamo, ho detto magari facciamo un video su come acquistare delle criptovalute in modo semplice e sicuro, che magari potrebbe essere un video interessante per qualcuno di voi. Adesso si parla dei Bitcoin perché sono comunque la moneta, la criptovaluta più conosciuta e anche quella che vale di più attualmente. Però ce ne sono moltissime altre su cui si potrebbe investire e puntare, insomma, per il futuro, perché no? Quindi oggi vi faccio vedere come acquistarle direttamente con eToro. Magari potrebbe essere un buon investimento acquistare qualche criptovaluta che attualmente si trova a un costo ridotto, quindi a basso costo, e chissà, magari un giorno potrebbe valere come ad esempio i Bitcoin oggi. Spostiamoci al PC e andiamo a vedere come fare. Prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di seguirmi anche su Instagram, vi lascerò il link in descrizione, ma comunque basta cercare davide.brugnoni e vi chiedo anche un favore per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube, lasciate anche un like al video, a voi non costa nulla e a me invece darà un grande supporto. Ma ora procediamo con il video. Ok, bene, eccoci qui. Il sito è sempre lo stesso, etoro.com, che vi ho fatto vedere anche in un altro video per acquistare le azioni. Comunque sia, ve lo lascio sempre in descrizione al video troverete il link. Ok, adesso come si fa per andare ad acquistare le criptovalute? Allora, si va su Mercati. Adesso sono con il portafoglio virtuale, ma fa poca differenza. Basterà andare qui in alto su Crypto. Ok, e qui possiamo vedere la lista di tutte le criptovalute disponibili all'acquisto. Possiamo vedere infatti Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin e molto altro. Ok, facciamo un esempio veloce. Se volessi appunto acquistare dei Bitcoin, mi basta andare su Acquista. Quindi clicco qui su Acquista. Possiamo vedere che ci comparirà il valore del Bitcoin attuale. Infatti, quello che vi stavo dicendo, abbiamo toccato da pochissimo uno dei picchi più alti della storia dei Bitcoin, 23.000 dollari. Quindi un solo Bitcoin vale 23.000 dollari, una cosa pazzesca. E anche questo potrebbe essere, ecco, un indizio che può farvi capire che appunto le criptovalute potrebbero andare, potrebbero funzionare. Quindi, come possiamo vedere, infatti qui c'è scritto: stai acquistando l'asset sottostante, ovvero stiamo effettivamente acquistando proprio dei Bitcoin, ok? Quindi qui bisogna impostare il nostro investimento. Ad esempio, per farvi capire, se io qui adesso vado a mettere 23.000 e ne acquisterò uno, no? Ok, ma noi possiamo anche acquistarne una porzione di Bitcoin, quindi possiamo acquistare ad esempio 1.000 dollari di Bitcoin. Infatti qui possiamo vedere 0.22 unità, ok? Se invece mettiamo 23, no? Vedete, cambierà e ci dirà un'unità. Una volta selezionato l'importo che desideriamo investire, basterà cliccare su apri posizione. Ok, una volta aperta la posizione ci comparirà tra le nostre operazioni sulla bacheca. Da qui abbiamo la possibilità anche di analizzare un po' i vari mercati. Ad esempio, se prendiamo il Ripple, possiamo andare qui su statistiche e possiamo vedere un po' le statistiche nel tempo. Possiamo vedere ad esempio un giorno, una settimana, un mese, 3 mesi e così via, fino a mettendo max, appunto possiamo vedere dall'inizio fino ad oggi. Ad esempio, il Ripple ha avuto qui nel 2017 un picco massimo, e adesso siamo a 0.5. Questa qui è una criptomoneta che adesso momentaneamente è molto bassa, quindi il suo costo è basso. Per acquistarla basterà fare lo stesso, quindi andare qui su Investi, possiamo vedere che con ad esempio 100 dollari ne prendiamo 166 unità, che appunto sono tante. Adesso il valore è basso, ma nel tempo chissà insomma come si potrà evolvere il mercato. Se avessimo acquistato 100 dollari di Bitcoin ai tempi, quando insomma il suo valore era davvero basso, adesso probabilmente saremmo stati milionari. Questo è un po' il ragionamento, no? Chissà, magari potrebbe essere un buon investimento. Adesso non sto qui per darvi consigli finanziari e suggerimenti sui mercati o quant'altro, insomma, non sono neanche esperto di questo settore, quindi io voglio soltanto farvi vedere che insomma esiste questa possibilità e potete prendere atto di questo, insomma.
basterà comunque aprire un portafoglio invece che virtuale reale, quindi fare un primo deposito, dopodiché possiamo utilizzare i soldi reali per cominciare ad investire seriamente, quindi acquistare queste criptovalute. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione, sono davvero curioso di sapere cosa ne pensate a riguardo. Cosa pensate di fare? Avete in mente per caso di comprare qualche criptovaluta? Ci avete mai pensato a questa cosa? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ok, io come sempre vi lascio qui la playlist dei Daily Business, ci sono dei video davvero molto interessanti, quindi potete andarli a vedere, e qui sopra il pulsante per iscrivervi al canale. Noi, come sempre, ci vediamo in un prossimo video. Ciao!